campanella. Bing, 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 bing. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ehi! Qui dietro ci sarà uno sfondo bellissimo adesso. Vero, Kisuke? Perché questo video lo sta editando appunto il nostro caro Kisuko di quartiere. Oggi parliamo di un disegno che ho fatto tempo fa. Il mio obiettivo è quello appunto di raccontare questo disegno del perché esiste. Un attimo che schiaccio X perché nel frattempo Sonya Blade sta prendendo sculacciate via intelligenza artificiale su Mortal Kombat. Tra l'altro invito tutti a iscriversi al canale di Twitch che Kisuke metterà qui in sovraimpressione, dove spesso facciamo gran belle live. Ultimamente sono fissato con Mortal Kombat e gioco nel competitivo perché è semplicemente divertente, io gioco molto nel competitivo. Detto questo è un VIPA. Ce l'ho la sigla per il VIPA? Un VIPA, per chi non lo sapesse, è semplicemente il disegno di una persona famosa, conosciuta, very important person, artwork. È un po' che non lo facciamo. Abbiamo fatto di Stan Lee, di Spider-Man, anche se è un personaggio fittizio, ma appunto io non voglio limiti in questa serie. Quello che viene da disegnare venga, accetto suggerimenti, qualunque cosa, in base al trend, in base alla moda o anche semplicemente in base al mio piacere. In questo caso va in base al mio piacere personale, perché come voi potreste sapere o meno, Ricky Wan, che è il driver di Sabrina, e lui è anche il personal di Gue Pequeno. Essendo il personal di Gue Pequeno lo conosce di persona e molto spesso ce ne parla. A forza di parlare io mi sono incuriosito, sono andato ad ascoltare sua roba, mi è piaciuta, bla bla bla, e quindi ho detto, sai che ci faccio un bel disegno, perché no, dico io. Inoltre Ricky Wan mi ha detto, beh, se fai un bel disegno su Gue Pequeno io stesso glielo posso condividere, io che sono l'imperatore di Milano, almeno lui si fa chiamare così in modo scherzoso, e magari ce lo può ricondividere in una storia. Cosa che non vi spoilerò, ma vi spoilerò, è accaduta. Voglio iniziare dicendo che per la composizione di questo disegno ho deciso di seguire un artista che seguo da poco, in realtà l'ho conosciuto mentre che stavo in Giappone, non di persona, per carità, ne ho conosciuto il proprio lavoro mentre che stavo in Giappone. Dove l'ho messo? Jesus Christ, Jason Bourne, where are you? Oh shit, oh shit, brava Sonya che nel frattempo prende a cazzotti. Puoi mettere Kisuke qualche clip di io che prendo a cazzotti qualcuno su Mortal Kombat. Quell'artista di cui parlavo si chiama Ryota H. Ryota H è un disegnatore che si è occupato per la maggior parte dell'art di Fate. La serie Fate, che è anche un anime, lo trovate su Netflix, anche se io non l'ho mai seguito, ma neanche mi interessa, è molto popolare in Giappone nei videogiochi, tant'è che ci sono nelle sale arcade spesso dei cabinati totalmente dedicati a Fate Grand Zero, in cui uno con il proprio account può entrare e giocare, eccetera. Questo però non ci interessa, ci interessa l'arte di Ryota H, che adesso, piuttosto che sfogliare qui a caso, Kisuke metterà in sovraimpressione qualche immagine, che basta googlare appunto Ryota trattino H. Ryota H, quello che mi piace di lui, piuttosto che lo stile di per sé, che sì è molto anime, eccetera, eccetera, è la composizione dei suoi disegni. Che i suoi disegni non sono quasi mai un singolo personaggio, punto. C'è sempre un'ambientazione molto curata, un livello compositivo molto molto alto. Quindi ho detto, anch'io voglio rendere i miei disegni più complessi, più interessanti da vedere, in cui uno può notare piccolezze e dettagli nel tempo e non per forza semplicemente un primo piano figo di una tipa o di un tipo o robe così. Vorrei provare a fare qualcosa di un po' più avanzato, concentrarmi e vedere. Quindi sono stato parecchio tempo a sfogliare il suo artwork, a fare delle prove di schizzi, eccetera eccetera, e ho deciso così di partire per quanto riguarda questo disegno con una bella prospettiva centrale che mi potesse aiutare così per iniziare nel rendere più complessi i miei disegni, piuttosto che scegliere qualcosa di troppo complesso come una prospettiva accidentale con piano inclinato. Quindi questa prospettiva frontale mi ha semplificato un po' le cose e sono andato come idea a mettere Gue Pequeno al centro su una poltrona, un po' tipo il re, il king del rap italiano. Doveva essere, oltre che molto anime, perché io so che Gue Pequeno piace molto quello stile lì, doveva essere anche molto di impatto, doveva essere figo, doveva essere potente e ogni dettaglio doveva essere tosto, come dire, e ci dovevano essere molti dettagli legati all'oro. C'è una canzone sua che si chiama Oro, letteralmente. Abbiamo proseguito anche il disegno
impegno in live per farmi aiutare, per far capire anche le tempistiche, perché un meme, tra virgolette, che è nato durante le live, era proprio che io per fare un tavolino ci ho messo circa un'ora e mezza, e quindi anche quando ho pubblicato questo disegno su Instagram mi sono ritrovato il commento con scritto: il vero protagonista di questo disegno è il tavolino. Perché chi mi ha seguito nelle live sa che quanto abbiamo patito nei dettagli, nel curare il dettaglio non solo, ma proprio l'ambientazione, no? Come mai ti stai concentrando sullo sfondo? Non è meglio che se ci pensi alla fine? No, preferisco pensarci subito, man mano, in base a come mi sento. Il tuo personaggio è rosa, è praticamente fatto. Cosa stai facendo, Teo? Sempre un orologio. Do flamingo. Quel tavolo mi fa paura. Smettila. Quel tavolo è una PlayStation 4 con le gambe, comunque. Cos'è che non va al mio tavolo? Voglio dire. Cosa? Mi deprime. Non glielo dire. Abbi pietà. Non, io non mi sto lamentando, ti sto dicendo per favore. Basta pensare allo sfondo. Se no non finiamo. Lo dico per il tuo bene. Tanto ormai quello è lì. E vabbè. Mi piace il fattore lucidità che sto ottenendo. Molto bello. Mi stai prendendo per il culo, vero? No, no, è bello. Non è la prima cosa che spicca nel disegno. No, è fatto bene. Non invece, è la prima cosa che non è la prima cosa che spicca nel invece, disegno. Invece devi sapere che quando però se uno vedrà il disegno dirà: oddio, il tavolo. Che bel tavolo. È così. Che belli arredi. Perché sono rosa? Vabbè, non importa, dai. Sono le 10. Perché sono... siamo in live da 2 ore e ancora quel tizio è rosa. Dai, già mi vedo Peo che dice a Gue: ciao, ti ho fatto un disegno, però non ho fatto in tempo a disegnarti perché ero troppo occupato e avevo lo sfondo. Perché il tavolo però c'è un tavolo, guarda che c'è una rivista dell'IKEA vicino. Non volevo dare nulla per scontato, quindi quando sono andato a lavorare per esempio sull'orologio ho aperto un altro file e in quest'altro file ho elaborato il rosone, non so se si può chiamare rosone perché il rosone è soltanto di una chiesa, però come dire, il dettaglio del quadrante dell'orologio, in cui sono stato un po' a spiepettare con le forme, specchiarle di qua di là, per creare qualcosa di vagamente veritiero e figo, cioè dedicarmi un po' al realismo, ma anche nel renderlo interessante, quindi realismo sì, ma anche esagerandolo un pochino. E quando sono andato appunto a fare tutto quello che lo sfondo, neanche sono stato a perdere troppo tempo con lo schizzo, ma sono andato direttamente di colore, cosa che non faccio mai per paura, per insicurezza enorme che ho io nel colore. Invece ho detto, per acquisire sicurezza nel colore è meglio buttarsi, rischiare in quello in cui di solito si ha paura. Io ho paura di andare subito col colore, invece stavolta ci vado apposta proprio per rompere le mie paure. Ci ho messo molto tempo appunto a fare determinati dettagli, ma va bene così perché almeno mi sento di aver fatto progresso, e non c'è nulla di più bello per un disegnatore, artista, qualsivoglia nome si voglia usare, sentire questa sensazione di progresso, perché molto spesso io, come voi sapete, mi sento impantanato, sono frustrato per i miei disegni, perché non mi piacciono, di qua e di là. Quindi ogni tanto una bella sensazione di progresso ci vuole, e per progredire bisogna rischiare e quindi fare quelle cose che non si è abituati a fare. Yeah! Un'altra cosa che per esempio ho sperimentato in questo disegno è stato quello di studiare la luce e le ombre prima ancora di colorare, quindi fare un livello di luce e ombre abbastanza generico che dico che ok, mi piace, funziona, una cosa che di solito non faccio mai, sempre perché è un metodo che non mi ha mai entusiasmato. A me è sempre entusiasmato buttare subito colore, modificare un pochino il colore subito, prendere un colore un po' più chiaro, un po' più scuro, mischiarlo a un altro colore che sembri un po' un dipinto, è molto più fluido, ti dà molta più la sensazione di creatività piuttosto che di meccanica. Quell'artista che seguo io, di cui e pago anche il Patreon, che si chiama Kawachi, lui ad esempio al contrario è molto molto tecnico, è così schematico che a volte mi sembra più un matematico piuttosto che un artista. Può apparire in sovraimpressione se chi su che ha voglia. Lui è così matematico e tecnico che quando studio lui come artista cerco di prendere qualcosa ma non tutto, un po' perché non voglio diventare la brutta copia di un altro artista, un po' perché devo seguire anche quello che piace a me, quello che diverte a me, perché alla fine disegnare deve essere passione e divertimento, deve uscirti un po' così
dici non deve essere una cosa così studiata, secondo me, eh? Nel senso che poi c'è chi ti dirà no, no, deve essere tutto tecnico, preciso, 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 perché almeno il risultato è garantito. Sì, però se non ti butti mai, se non ti lasci andare, non ci sono belle sorprese, diciamo così, nel disegno. Cosa che molto spesso invece io trovo nei miei disegni, belle sorprese. Wow, non mi aspettavo questo risultato usando questo colore, mischiandolo a questo, bla bla bla. Quindi mi sembra un ottimo metodo quello di improvvisare ogni tanto. Ogni tanto improvvisare. Ehi. Comunque, una volta finito questo disegno, dopo un'epoca, perché ci ho messo fin troppo tempo, più uno studia per migliorarsi in quel periodo, più un disegno ci metterà a uscire fuori, no? Perché stai sperimentando, stai perdendo tempo, cosa che non fai quando c'hai un disegno per lavoro. Il brutto di un disegnatore che già ci lavora col disegno è che quando tu c'hai delle scadenze non hai tempo per sperimentare. Vai su con le tue tecniche sicure e precise che ti portano al risultato finale nel minor tempo possibile e nel modo più figo possibile. Quindi vai a applicare quelle cose che sono un po' sicure, no? Invece quando sperimenti hai tempo da buttare, forse, no? Ci stai facendo pure la live, quindi mi raccomando, venite su Twitch, yeah. Tempo per sperimentare sicuramente non è buttato, perché sentirai la sensazione di progresso che è quella di cui hai bisogno. Facciamo un passo indietro, stavo dicendo, una volta finito questo disegno l'ho subito pubblicato su Instagram, perché ho detto devo buttarlo là fuori perché non ne posso più di vederlo. Ci sono stato una settimana e ci ho fatto ore e ore di live e sono... E l'ho buttato là fuori, ho atteso un po' e voilà voilà, Gue Pequeño ci ha condiviso con una bella storia. Yes, yes, bebe. Quindi Gue Pequeño innanzitutto sa che esisto, signori, sa che esisto. Ciao Gue, magari tu non vedrai mai a vedere il mio canale, lo so, però almeno so che c'è una personalità importante che sa che esisto, come ultimamente succede, perché mi iniziano a puntare addosso qualche occhietto in più. E tutto questo grazie all'impegno, al far cose fiche, cercando di migliorarsi ogni giorno. E quello che posso dire per chiudere questo video, per lasciarvi a voi qualcosa di prezioso, è quello di non pensare mai di essere arrivati, essere sempre frustrati e positivo. Wow, che insegnamento magnifico! Ogni volta che vedete qualcosa di interessante, di un artista magari a voi sconosciuto, di qualunque cosa sia, qualunque cosa, perché può essere anche non disegno, può essere un altro tipo di lavoro, prendetevelo, mangiatevelo, ciucciate, siate curiosi, migliorate in ciò che fate. Questo è quanto, e non sono io sicuramente la persona migliore per darvi insegnamenti di vita o cose del genere, però quel poco di esperienza che ho magari mi fa piacere condividerla per qualcuno di voi, visto che molto spesso ultimamente incontro gente sincera alle fiere o agli eventi che vuole migliorarsi, che mi fa vedere i loro lavori, che mi chiede sinceramente come può fare una determinata cosa, e la cosa mi può fare solo che piacere. Quindi se c'è una cosa per cui potete fermarmi per strada è davvero chiedermi consigli, io mi fermerò sempre. Questo è quanto, questo è il vostro caro Electric Abu di quartiere, e questo era un VIPA, Very Important Person Artwork. E adesso se per caso volete vedere un'altra piccola dose di Zio Peo, beh, potete cliccare uno dei video in sovraimpressione, oppure iscriviti se non sei iscritto. Ma la cosa più importante, la Cristo di campanella, signori, vogliamo dare un pugno a questa campanella. Campanella, pim 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 pim.